Passaggio all'Inferno è la mostra presente a Prato Vecchio che vuole commemorare la Divina Commedia attraverso le opere di decine di artisti provenienti da 20 paesi del mondo. Bellissima manifestazione qui a Prato Vecchio Stia, è un'occasione veramente unica di conoscere l'arte internazionale e di conoscere come Dante è visto dall'arte internazionale. Una collezione di manifesti artistici veramente di altissimo livello che grazie ai signori Amlischi abbiamo potuto inserire all'interno delle nostre piazze in quello che sta diventando un vero e proprio museo all'aperto e lo resterà fino alla fine di settembre. È veramente un'occasione unica, testimoniata anche dalla performance artistica calligrafica a cui oggi abbiamo assistito, di una bravura veramente infinita e che ci ha riportato anche con quello stile proprio al Dante che abbiamo sempre conosciuto in tutte le edizioni storiche della Divina Commedia. Dante ha scritto la Divina Commedia da noi e oggi nel 750 anniversario, nel 700 anniversario proprio dell'inizio della scrittura della Divina Commedia, torna nelle nostre piazze in questa forma odierna. Lui che è stato veramente un grandissimo innovatore, ritratto nuovamente lui e la sua opera da tantissimi innovatori in tutto il mondo. È molto significativo il fatto che questa mostra rappresenti il parallelismo fra l'inferno dantesco e l'inferno di oggi che in tutto il mondo viene vissuto, in particolar modo in Ucraina, a Chernobyl, da dove questa mostra ha preso il via. È quindi un modo anche per portare nelle nostre piazze, nel nostro territorio, una visione ben più ampia che ci fa capire quanto l'Italia poi tramite Dante, ma non solo nel mondo, possa ancora portare dei messaggi importanti non solo a livello locale ma anche internazionale. Per noi ovviamente è un grandissimo onore ospitare questa manifestazione, lo facciamo insieme, questa iniziativa assieme al Comune di Poppi, al Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo e rappresenta proprio l'esempio pratico di come vorremmo tutti i comuni del Casentino da ora in poi interpretare il turismo, quindi non solo come un qualcosa che riguarda i singoli comuni ma come una necessità di trasformazione di questo territorio che deve necessariamente passare attraverso tutti i comuni che lavorino assieme verso un unico obiettivo. Abbiamo costituito la rete dei comuni turistici del Casentino che riunisce appunto tutti i comuni che si interessano di questo futuro, perché il futuro della nostra vallata è lì. Stiamo facendo tantissime belle iniziative, raccogliendo già i primi risultati. Uno appunto è questa manifestazione che ci porterà veramente a portare il nome del Casentino in tutto il mondo. Первое, что мы хотели оживить этот пейзаж, в котором когда-то был Данте. Il primo pensiero era, no, il nostro era far vivere il paesaggio dove è stato e vissuto Данте. Второе, что мы хотели, привлечь к этому месту интерес мира, потому что когда-то Данте подарил миру свою комедию, да, теперь мир мог бы отплатить ему интересом к этой земле, да. Poi abbiamo pensato che Dante ha regalato al mondo un capolavoro e adesso è il momento quando il mondo può regalare qualcosa al posto dove è stato Dante. E abbiamo fatto una cosa dove hanno partecipato più di 20 persone da paesi diversi per ringraziare il Dante e quello che ha fatto. И самое удивительное, что, как и 700 лет назад, искусство рождается на наших глазах, и это замечательно. È una cosa magnifica che anche come mille anni fa l'arte si nasce davanti ai nostri occhi, proprio come è stato oggi qui. Grazie. Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo ha preso al volo questa opportunità proposta da questo regista russo Andrei Amlischi, che abita in Casentino attualmente, di proporre al nostro territorio una mostra che era già stata fatta in Ucraina di manifesti realizzati da 20 artisti di tutto il mondo su Dante Alighieri. Essendo l'anniversario 750 anni della nascita del sommo poeta,
poter fare a Poppi, Prato Vecchio e Stia questa iniziativa era un'opportunità da non perdere. I tempi erano brevissimi, quindi un ringraziamento al comune di Poppi e di Prato Vecchio e Stia perché hanno saputo cogliere questa grande opportunità. Che, qual è per noi? Far conoscere questo nostro territorio, il nome Casentino, in Russia, in Ucraina, in quella parte di paesi dove probabilmente fino ad oggi il nostro territorio non era conosciuto, e soprattutto un turismo di qualità, e questo è quello che dobbiamo fare per questa nostra vallata. Allora, che dire, una manifestazione veramente bella, in ricordo dei 750 anni della nascita di Dante, qui sviluppata nel comune di Stia Prato Vecchio, con questa proposta culturale unita al comune di Poppi. L'artista ucraino Alexis praticamente ci ha descritto tutte quelle che sono i peccati presenti nell'inferno della Divina Commedia di Dante, nella prima parte, nella seconda parte parole più belle che descrivono appunto il paradiso. Tutto questo per ricordare il poeta che qui in Casentino scrisse tutto l'inferno e fino al 24esimo canto del Purgatorio, e infatti noi possiamo trovare descrizioni con citazioni specifiche del Casentino, Romena con Mastradamo nel 3° canto dell'Inferno, nel 5° il Purgatorio, la battaglia di Campaldino sotto il castello di Poppi, Laverna citata con Francesco nel Crudo Sasso in Tratevore Arno, dove ricevette le stigmate, ma anche Camaldoli, lo stesso Bibbiena con l'Archiano che ci passa vicino, Capodarno. Tutto questo per ricordarci che in questa prima valle dell'Arno è stata scritta un'opera meravigliosa, secondo libro più letto al mondo, il primo come sappiamo è la Bibbia. Quindi giornata splendida di comunione tra persone, con filo conduttore Dante, tra persone che vengono dalla Russia e dall'Ucraina, proprio a significare questa ricerca di unione tra due paesi un attimo adesso in difficoltà, e noi italiani che adesso stiamo ricordando Dante.